Erika Zini presenta Bookmania Estate. Interviste, anticipazioni e consigli di lettura per il tempo libero. Bookmania Estate, un'esclusiva di TV. Buongiorno a tutti, benvenuti all'ultimo appuntamento con i consigli estivi di Bookmania Estate. Come in tutti i periodi estivi vi auguriamo di avere un pochino più di tempo da dedicare anche alla lettura, questo bellissimo hobby intrattenimento, e noi cerchiamo di darvi i migliori consigli per non sbagliare le letture. Anche se ovviamente ci sarebbero tantissimi libri di cui parlare, ve ne abbiamo consigliati 6. L'ultimo, ma non per importanza, anzi è uno dei libri che mi è piaciuto di più dell'ultimo periodo, è questo, Barbara Baraldi, Aurora nel buio. E la sorpresa è che Barbara è proprio qui con noi. Benvenuta e grazie di essere qui. Ciao, ciao Erika e ciao a tutti. È stato davvero un piacere averti qua in studio, perché da tanto tempo io personalmente ti seguo nelle tue scritture, nei tuoi romanzi e adesso anche nei fumetti da un po' di tempo, e quindi ci tenevo davvero tantissimo a consigliare ai nostri telespettatori praticamente qualsiasi libro tu scrivi, ma in particolare, appena uscito da pochissimo tempo, Aurora nel buio, un personaggio sul quale so che tu hai lavorato tanto e che c'è stato anche un periodo intenso di scrittura dietro. Ci puoi raccontare un po' com'è nato questo libro? Sì, Aurora è veramente stato un parto, perché per noi scrittori i libri sono davvero un po' come dei figli, vengono da dentro, non solo dall'anima, ma io credo, ho un'idea molto romantica della scrittura, quindi penso che esistano già da qualche parte e lo scrittore in qualche modo sia un medium che attraverso la scrittura porta i personaggi di qua. Quindi Aurora è arrivata in un periodo molto particolare, perché io sto sull'epicentro del terremoto dell'Emilia e mi sono ritrovata in un giorno fuori casa, all'interno della mia casa tutto distrutto, e a dormire in auto per le prime notti, poi ci siamo organizzati con la tenda, ed era come se in qualche modo avessi comunque un certo tipo di stabilità, e poi mi sono trovata senza nulla. E in quel momento in cui mi sentivo davvero perduta è arrivata Aurora, è arrivata l'idea folgorante di questa donna che era la migliore, una profiler, che un giorno, non vi voglio rovinare la sorpresa in nessun modo, vi dico solo che in un conflitto a fuoco lei perde tutto, e soprattutto una scheggia le rimane conficcata in testa, e da quel momento inizia a soffrire di disturbo bipolare, di allucinazioni, e quindi la sua lotta è per tornare al lavoro, ma nessuno deve scoprire questo suo essere in qualche modo sbagliata. Lei si definisce merce avariata, quindi è anche la storia di un ricominciare con forza, perché ovviamente io credo che se ami davvero un personaggio devi metterlo alla prova, devi rendergli la vita impossibile. Infatti i film migliori, le storie migliori che io ricordo sono storie in cui il protagonista non ha tregua, e Aurora è davvero messa in tutti i modi in difficoltà, perché poi c'è il trasferimento. Il giorno del trasferimento c'è questo efferato omicidio, lei è sicura che si tratti dell'opera di un serial killer, ma nessuno le crede, perché nella bassa non succede mai niente. E poi lascio la parola a te. Beh, devo dire, Aurora è un personaggio che a me è piaciuto molto, perché è estremamente originale, ha in sé una parte molto fragile, ma allo stesso tempo forse questa sua fragilità è anche quello che le dà la forza di andare avanti, insieme anche a un senso di giustizia molto forte e di rispetto nei confronti in particolare delle vittime, ma anche di tutti coloro che stanno attorno a una vittima. Infatti in questo caso lei vede un omicidio di una donna in maniera molto efferata, ma la figlioletta e il marito sono scomparsi, e per lei la priorità è assolutamente trovare questa ragazzina, nonostante non si trovi esattamente in un ambiente accogliente da questo punto di vista. E riesci comunque attraverso lei, attraverso questo personaggio che io trovo molto originale, devo dire, a far passare una serie di emozioni, a far riconoscere molte donne, molte persone in questo personaggio, in Aurora. Come è nata lei, a parte ovviamente questa genesi, come ti è venuta l'idea di farne un personaggio così controverso ma con le idee così chiare?
Aurora si è presa le sue caratteristiche in modo molto violento, nel senso che, come dicevo, credo che sia il linguaggio, se lo scrittore segue veramente la storia, che è come secondo me dovrebbe essere la scrittura, cioè seguendola totalmente, lasciandosi andare quasi nel vortice. Quindi i personaggi, i luoghi, non puoi forzarli in nessun modo, non puoi obbligare. Certe cose sono assolutamente decise. Adesso quando io scrivo, diciamo per metà, per un quarto forse, c'è un lavoro iniziale molto forte di. Poi magari parleremo anche della documentazione, soprattutto per la parte del passato, eccetera, eccetera. C'è un lavoro molto razionale, ma c'è anche poi lo scrittore per primo deve essere sorpreso quando scrive, quindi a volte creo anche. Il personaggio è venuto molto da solo, nel senso che io sapevo il suo carattere, sapevo che lei era una donna molto forte apparentemente, ma con all'interno le sue fragilità. In qualche modo, oggigiorno nessuno parla della malattia mentale, nessuno parla in quanti soffrono di crisi di panico, di ansia, oppure appunto lei è bipolare, ma soprattutto ha queste crisi d'ansia fortissime che le vengono da un trauma del passato e sembra quasi un tabù, una cosa di cui non parlare. Quindi un personaggio, mi viene da pensare ad esempio un personaggio come il dottor House. Il dottor House all'inizio era sorprendente il suo successo perché il personaggio appunto era autistico, antipatico e a volte in realtà sono proprio questi personaggi che danno voce alle persone normali, perché tutti noi abbiamo dentro tanti piccoli demonietti che ogni giorno ci rendono la vita impossibile, abbiamo tante battaglie da superare. Aurora è così, semplicemente ho creato un personaggio che respirasse. Un personaggio non perfetto, perché la perfezione non esiste da nessuna parte, un personaggio in cui anche molti uomini mi dicono io sono Aurora. E soprattutto sin dall'inizio della mia carriera, dal 2007, quando ho iniziato sempre col genere thriller, mi sono ritrovata a dire io sono stanca dei cliché, perché la donna molto spesso nella letteratura è clichétizzata, quindi è o vamp oppure e femme fatale, oppure la donna da salvare a tutti i costi. Aurora è come tutte le donne, cioè tutte queste cose insieme, in certi momenti è da salvare soprattutto da se stessa, in certi momenti è lei che salva gli altri, è una guerriera. Mi sono anche molto felice perché è un personaggio estremamente femminista e credo che ce ne sia bisogno di personaggi veri, imperfetti e soprattutto che abbiano qualcosa da raccontare. I lettori mi hanno fatto capire che Aurora aveva tanto da raccontare. Sì, infatti poi in fondo ti chiederemo se sentiremo ancora parlare di Aurora, lo faremo davanti alle telecamere così spudoratamente, ma tu ci racconterai quello che poi sarà possibile, perché in realtà ci siamo davvero affezionati a lei e anche a questa cittadina di pianura dove hai ambientato il romanzo. Mi parlavi di una documentazione che hai scavato nel passato. Tu conosci bene le zone della pianura, perché anche tu abiti nella provincia modenese. E che lavoro hai fatto dietro ad Aurora dal punto di vista documentale? Sì, una cosa abbastanza interessante è che Sparvara non esiste, è un luogo immaginario, un po' come la Castle Rock di Stephen King. E perché ho scelto Sparvara? Perché Sparvara è una cittadina che realmente esisteva sulle rive del Po, ma è stata spazzata via da un'alluvione nel 600. E quindi anche qui torna il tema della memoria, ma anche di qualcosa che c'è e poi non c'è più. In questo caso la violenza della natura che spazza via un luogo e completamente lo toglie alla memoria, toglie comunque una casa. Quindi in modo che è l'Emilia riconoscibile, un po' l'Emilia della casa dalle finestre che ridono di Puppi Avati, però potrebbe essere qualsiasi paese dell'Emilia, qualsiasi piccola cittadina, e quindi da lì l'omaggio a Sparvara e alla sua memoria. E poi in questi anni ho scritto varie guide su Bologna. Bologna è la mia città d'adozione, è un po' per me è come una dark lady che si svela pian piano e ha tanto da raccontare. Una delle città più misteriose. Bologna era la città d'acqua come Venezia.
Bologna era prima nel commercio della seta, c'erano i mulini a vento. Nessuno o pochissime persone sanno queste cose. La storia di Bologna è in ogni angolo, in ogni anfratto. Quindi è da alcuni anni che scrivo questi libri per la Newton & Compton, queste guide sia ai misteri di Bologna, l'ultimo alla scoperta dei segreti perduti di Bologna. E in tutto questo tragitto, in tutto questo periodo, ci sono voluti anni per documentarmi dalle origini della città con i villanoviani fino all'incendio, che pensate che c'è stato un incendio che ha distrutto Bologna ed è stato Nerone stesso che poi si pensa che abbia avuto da lì l'idea. Poi che brutta idea di Roma, perché al contrario a Bologna aveva ricostruito la città dopo l'incendio. Quindi ci sono delle cose talmente affascinanti, e fra queste cose mi sono imbattuta in un caso reale, le sepolture anomale. E questa non vi svelo altro per non rovinarvi la sorpresa, però vedrete che il serial killer ha un modus operandi ben definito e che si ispira appunto a questo. Nei miei studi su Bologna, sul passato di Bologna, ovviamente non potevo non concentrarmi anche sul periodo della grande pestilenza. Nel 1348 c'è stata un'epidemia di peste e 3 persone su 5 morivano. In quel periodo c'erano le confraternite, c'erano i flagellanti, c'era la confraternita della vita e della morte, e la città era, c'erano le esecuzioni capitali e soprattutto c'era l'Inquisizione, perché a Bologna c'era la sede dell'Inquisizione con San Domenico. E quindi tutto questo non l'ho lasciato fluire, ma l'ho inserito in una parte che vedrete dei capitoli ambientati nel passato, nella Bologna del 1348, che ci fanno capire in qualche modo con la storia di questo inquisitore che è realmente esistito, è il suo vero nome, quindi sì. Egidio Galluzzi è esistito davvero, e ovviamente c'è una parte romanzata, ma con questi capitoli nella Bologna medievale sono poi andata a spiegare meglio la realtà del presente. Quindi ci sono, il thriller è su due piani, il piano del passato e il piano del presente. Ed è estremamente scorrevole, tra l'altro molto chiaro, con una penna estremamente affilata l'ho trovata, dialoghi essenziali ma davvero ben scritti e funzionali alla storia. Quindi uno stile davvero intrigante che migliora di libro in libro. Io ho letto ultimamente Scarlet e Strigs, la duologia, e che era più rivolto a un pubblico di ragazzi, di adolescenti, di young adults diremo, ma comunque apprezzato e apprezzabile anche da chi non è proprio più adolescente come me, insomma. Però devo dire, la scrittura del thriller sembra proprio quella adatta a te, quella in cui ti senti davvero a tuo agio. E da un po' di tempo anche nel fumetto ti troviamo. Può essere che il fumetto in qualche modo abbia anche aiutato la tua scrittura in un qualche modo a rendersi ancora più essenziale e più schematica? Può essere? Guarda, io credo che sia un discorso di romanzo, come dicevamo prima, nel senso che i miei primi thriller erano veramente essenziali, addirittura uno ambientato a Bologna, La collezionista dei sogni infranti, siccome si parlava della rete, dei pericoli della rete, quindi il thriller era in qualche modo lì, erano piccole fiabe horror con un editore oltretutto bolognese, era talmente essenziale che riprendeva in qualche modo la chat. E per quanto riguarda poi dal thriller, poi sono passata a romanzo per ragazzi, perché io partecipo molto alla narrazione, e dopo un ultimo thriller sempre ambientato nella nostra zona, L'Alabai, la nanna della morte, è talmente pesante, talmente spaventoso, che stare tanto tempo, anche lì mi c'erano voluti anni per ultimarlo, e stare tanto tempo in quel mondo così nero mi aveva veramente devastato in qualche modo, perché io credo che se vuoi scrivere un romanzo che in qualche modo palpiti, devi metterci anche il sangue. Cioè non,
Non sì. so, sarà la mia idea della scrittura, ma io ci metto veramente tutto, oltre che essere leggermente ossessivo-compulsiva, quindi anche sulla scrittura, il lavoro, come dicevi tu, le riletture, l'editing e anche appunto su ogni cosa ti dico solo che non so, ho scritto un libro con una protagonista che faceva kickboxing e ho frequentato per 2 mesi sì. comunque la palestra perché io cerco proprio di attingere molto, quindi infatti mi avevano poi fatto i complimenti, mi avevano scritto addirittura un pugile, un campione di Milano per questa cosa, e fa piacere perché quando ti documenti molto è una cosa. E con Scarlett erano un po', mi sembrava quasi di raccontare una storia, quindi anche comunque è rivolta a un pubblico di adolescenti, quindi ci sono i siparietti ogni tanto, ci sono sì. infatti è stata la storia che mi ha chiamato così. Poi il ritorno al thriller sicuramente io sono più matura, perché scrivere e riscrivere sicuramente ed è un complimento bellissimo, sono contenta se hai trovato Aurora in qualche modo superiore come anche linguaggio agli altri, però credo che sia anche una questione di linguaggio. Infatti poi nei thriller mi hanno sempre detto anche i non lettori che li leggono velocemente anche mm-hmm. se sono grossi, perché è come vedere un film. E lì mi porta al fumetto, che è poi la domanda che mi avevi fatto, perché dal primo romanzo io avevo partecipato anche a dei concorsi letterari, piccola premessa, e avevo vinto anche questo concorso con miglior racconto adattabile all'immagine filmica, e mi hanno sempre detto che i miei romanzi erano come film. E perché? Perché io procedo a visioni, io vedo le scene che mi passano sì? davanti, quindi col fumetto sono tavole. Io, ed è un po' mi è venuto proprio naturale. Ma e quindi poi ho iniziato, il mio sogno era scrivere Dylan Dog, che è il mio mito da quando sono adolescente. Ho iniziato a leggerlo, il primo fumetto che mi sono comprata con i miei soldi, e con Dylan non mi sono sentita più sola, perché i mostri eravamo noi, la diversità. Io mi sono sempre sentita sbagliata, perché ascoltavo musica dark così come i Ramones, oppure Joy Division, Sister of Mercy. Ho sempre ascoltato musica alternativa, dai Sonic Youth, Nirvana. Parlo anche di musica perché la musica nei miei romanzi entra sempre. In questo caso c'è Leonard Cohen subito sì. all'inizio, e quindi è un po' in qualche modo con Dylan mi sono sentita a casa, e è stato quasi dire grazie, arrivare a scrivere e a regalare storie al mio personaggio preferito. È stato un onore immenso, che mi ha portato poi a trovare a conoscere anche Tiziano. E molto spesso quando conosci il tuo mito in qualche modo sei deluso. In questo caso l'essere umano è talmente grande che veramente lui e Dylan per me sono una cosa sola, una cosa unica. Tra l'altro hai regalato ai fan di Dylan uno scorcio del suo passato, di questo passato molto misterioso di cui raramente si parla negli albi usciti, e quindi devo dire anche i fan te ne sono molto grati, insomma, da questo punto di vista. So che però hai anche un progetto che è tuttora in corso, che è nato proprio interamente da te, che è Torture Garden. Ce ne vuoi brevemente parlare? Sì, Torture Garden è una miniserie uscita con un editore molto particolare, perché Edizioni Inchiostro è un editore che negli ultimi anni in Italia si sta davvero facendo conoscere per fumetti estremi nel senso, gli amanti dell'horror, gli amanti del thriller, ma anche del poliziottesco, usando sì. il nome con cui gli appassionati conoscono il poliziesco all'italiana, hanno trovato una casa con Edizioni Inchiostro. E quando l'editore Rossano Piccioni mi ha detto: guarda, mi sono piaciuti tantissimo i tuoi Dylan, e se tu fai una miniserie con noi hai libertà estrema. Quindi io, da appassionata di cinema di genere, dai film con le vampire, io sono una grandissima appassionata anche dell'Italian giallo e del gotico italiano, sì. da Bava a questi film che davano sia l'immaginario visivo, come anche i primi film di Argento, sì. l'estetica della morte. E quindi ho potuto inserire tutte queste cose. Torture Garden è una miniserie horror, è sempre
cioè ci sono delle sfumature horror, diciamo la verità, però è un thriller con anche in questo caso un'indagine, e in qualche modo c'è un sottofondo di fumetto erotico anche anni 70, nel senso che mi sono ispirata, non ci saranno le vampire sexy, ma c'è questo personaggio, Lady Cassandra, che è una mistress, e quindi sì, è piaciuta molto ai lettori, ci hanno trovato, mi hanno detto che sì, anche in questo caso è come guardare un film, e la miniserie adesso è conclusa, sono 3 albi e poi sono usciti vari speciali per gli appassionati, collezionisti, che poi si trovano magari alle fiere in serie limitata anche online, e quindi ho appena presentato appunto uno di questi book, Verrà la morte, avrai i tuoi occhi, che già dal titolo è un chiaro omaggio, è intrigante insomma, sì. Sì, e poi un chiaro omaggio a Cesare Pavese, che è una delle poesie che io preferivo. E in questo caso sono 6 tavole disegnate da Simona Simon, e è un book nel senso che le tavole sono proprio suddivise, te le puoi anche appendere in casa. Quindi. Che bello, da non perdere per i fan, senz'altro. E questa idea delle tavole ricorre anche a livello astratto in Aurora nel buio, perché in effetti è un colpo di scena continuo, forse un po' come siamo abituati nei fumetti, che e sei completamente coinvolto nella storia, ogni volta che giri pagina succede qualche cosa di essenziale. Anche in Aurora non si fa in tempo a iniziarlo che lo sia già finito, e quindi la domanda sorge spontanea: sentiremo ancora parlare di Aurora? Intanto grazie per le tue parole, e riesci a emozionarmi sempre, hai detto che lo inizio e l'hai già finito di sì. 528 pagine. Così? E poi assolutamente sì, e il mondo ho scritto Aurora pensando a un romanzo autoconclusivo, ed è autoconclusivo, lo è. Ma nel momento che Sparvara mi ha preso tra le sue grinfie, ho capito che non sarei riuscita a stare lontana troppo tempo, però non mi sarei aspettata che il prossimo romanzo sarà proprio su Aurora. Mi sono data un paio di settimane ancora di stop per le varie presentazioni che sto portando Aurora in tour per l'Italia, e poi inizierò a lavorare al prossimo romanzo, una nuova storia, perché il male non dorme mai e Aurora Scalviati è una guerriera, quindi è sempre pronta alle sfide, anche se ha paura del buio. Beh, è una delle poche paure che ha, però, perché di fronte a ciò che è giusto fare non si ferma neanche con la sua malattia, con le sue problematiche, con tutti contro, perché come dicevamo all'inizio si trova in un ambiente che non è subito, come dire, accogliente nei suoi confronti, sì. Come può succedere anche nella realtà, insomma. Un romanzo davvero avvincente che secondo me devono leggere tutti quest'estate, e purtroppo non mangerete, non dormirete, dovrete finire il libro, un po' come ho fatto io, però devo dire ne rimarrete davvero, secondo me, entusiasti, come è capitato a me, infatti lo sto consigliando un po' ovunque, per chi mi segue riuscirà a identificare benissimo questo mio piccolo difetto, insomma, quando mi piace un libro bisogna che tutti lo conoscano, insomma. Io ti chiedo un'ultima cosa velocissima, perché dalla regia ci fanno già dei segni atroci, come a tutti gli scrittori che ho invitato qui, io consiglio il vostro libro ai nostri telespettatori, chiedo a voi di consigliare uno o due libri ai nostri telespettatori, libri che vi sono particolarmente piaciuti. Sì, e io sono venuta preparata, come si dice, e vi consiglio L'Arminuta di Donatella Di Pietrantonio, che è uscito per Einaudi e mi è piaciuto veramente tanto. Mi sono commossa, l'ho sottolineato ferocemente, quando un libro mi piace io lo sottolineo. E poi il libro che sto addirittura leggendo adesso, c'è anche il segnalibro, Daphne di Tatiana De Rosnier, di Neri Pozza Narrativa, che è la biografia di Daphne du Maurier, che è una scrittrice molto famosa nella prima metà del Novecento, e Hitchcock le ha comprato poi i diritti cinematografici per Gli uccelli e per Rebecca, la prima moglie, quindi scriveva veramente storie nere, e leggere la sua biografia mi ha fatto sentire meno sola, perché come anche lei
faceva fatica magari a stare in mezzo alle persone, aveva questo carattere molto schivo e nella scrittura ha trovato casa, quindi mi sta piacendo tantissimo e non è una biografia, è un romanzo, quindi è come leggere un romanzo, però tutto quello che leggete è vero. Infatti la frasettina di promozione del libro è: questo libro si legge come un romanzo, ma niente inventato, è tutto vero, perché è il romanzo di una vita. Quindi questi sono i miei due consigli, due libri che valgono secondo me davvero tanto. E sono d'accordo, intanto uno lo sto iniziando, l'ho iniziato da poco anch'io a leggere ed è veramente interessante, l'altro me lo sono già segnato. Detto questo, ti devo ringraziare per essere venuta, è stato davvero un immenso piacere per me intanto leggere il tuo libro e poi poterti conoscere di persona. Grazie. Grazie, e io ti saluto, ti auguro una buona estate, buone presentazioni, magari i nostri telespettatori ti troveranno in giro per l'Italia, sì. Poi un po' meritate ferie. Grazie, grazie a tutti, grazie Erika che sei stata fantastica, un bacio, a presto, ciao. Io vi saluto, vi do l'appuntamento alla prossima stagione, invece, perché questo è l'ultimo di Bookman Estate, quindi buone vacanze a tutti e buone letture. Erika Zini presenta Bookman Estate. Interviste, anticipazioni e consigli di lettura per il tempo libero. Bookman Estate, un'esclusiva di TV.